Grazie Presidente. Anch'io non volevo fare articolo 37, però lo farò su due argomenti. Il primo è la buona e la cattiva stampa, perché questo è l'argomento che cioè, veramente comincia a essere non solo un problema, ma sconfina appunto dai confini del Consiglio Comunale. Noi sono 3 anni che diciamo che c'era una situazione inaccettabile, per la quale il responsabile dell'ufficio stampa era contemporaneamente portavoce del sindaco. La soluzione è stata dividere in due l'ufficio stampa con una parte di ufficio stampa con i fondi, mezzi, attrezzature e quant'altro che continua a fare non solo il suo lavoro di prima, ma addirittura si tiene la pagina Facebook, si tiene la web TV e si tiene tutto quello che attiene alla comunicazione. E poi c'è una parte, diciamo, di serie B, che è l'ufficio stampa del Consiglio Comunale, che non ha mezze attrezzature. Vedremo dopo che in questo assestamento vengono dati 5.000 euro di briciole per comprare le attrezzature per l'ufficio stampa del Consiglio Comunale, ed è relegato nella pagina del Comune di Napoli sotto la voce comunicati stampa. Non c'è più un addetto, per esempio, alle fotografie, non c'è più nessuno che ci viene a fare come era stato fatto per un mese fintamente, dandoci l'osso alle opposizioni delle interviste o dei comunicati di quello che viene fatto in Consiglio Comunale da parte delle opposizioni. Continuiamo a vedere nei comunicati stampa delle commissioni diciamo una sorta quasi di no, neanche di censura, ma come dire, quando uno parla in commissione per ore, poi viene scritta una riga e neanche di tutto quello che viene detto, ma questo non perché uno voglia vedere riconosciuto il suo lavoro in commissione, ma per la verità di quello che succede all'interno del Consiglio Comunale, che deve essere comunicata all'esterno. Quello deve fare l'ufficio stampa del Comune di Napoli. Invece si è risolto il problema dicendo che rompete le righe, c'è una parte che fa proprio palesemente da portavoce e non solo da portavoce del sindaco, accompagnandolo in tutte le iniziative, anche politiche del sindaco, cosa che non dovrebbe fare un ufficio istituzionale come l'ufficio stampa del Consiglio Comunale, ma nessuno dice niente. Noi abbiamo scritto anche all'Ordine dei giornalisti dicendo che, chiedendo il parere su quello che era l'incompatibilità di ruoli sancita dalle regole deontologiche dei giornalisti, ma non abbiamo avuto risposta. Quindi questo articolo 37, che sicuramente cadrà nel vuoto, ma magari qualcuno andrà a riferire a chi di dovere, è imbarazzante la situazione che si è venuta a creare con un ufficio stampa del Consiglio Comunale che non ha mezzi, uomini, attrezzature per funzionare, che è relegato al ruolo di mero, forse ce la fanno a mandare qualche comunicato stampa di quello che viene detto nelle commissioni. L'altro argomento, l'articolo 37, molto molto delicato, riguarda gli sfollati dell'incendio di Cavalleggeri. Io credo che sia imbarazzante per la terza città d'Italia col patrimonio immobiliare più grande d'Europa, probabilmente il Comune di Napoli ha da solo quello che è Napoli-Torino. Scusate, Milano-Torino insieme e anche insieme ad altre città come patrimonio immobiliare, e non abbiamo trovato, e l'amministrazione non è in grado di trovare una soluzione per le famiglie che sono sfollate da giorni per un incendio in un appartamento, in un condominio privato. Trovo che sia veramente allucinante che l'amministrazione no, non riesca a dare una risposta adeguata a queste persone. Io davvero, quando assistiamo invece ai proclami o alle iniziative politiche di questo sindaco che va in giro per l'Italia, non a fare sindaco ma a fare il responsabile di un partito politico, preparandosi alle elezioni, dovrebbe stare a Napoli e dare le risposte concrete a chi da cittadino napoletano non ha le risposte concrete da parte della sua amministrazione e non sa dove andare a dormire da settimane perché l'amministrazione non ha una soluzione. La soluzione dovrebbe essere come minimo quella che il comune paga una soluzione abitativa temporanea per queste persone, perché trovo veramente allucinante, degradante nei confronti di questi cittadini
e trovo degradante nei confronti di questa amministrazione il fatto che non abbia dato e non sia in grado di dare risposte a un'emergenza che può capitare nella terza città d'Italia con 1 milione di abitanti. Il fatto che non ci siamo attrezzati in tutti questi anni per queste emergenze la dice lunga su quali sono le risposte concrete che l'amministrazione non è stata in grado di dare rispetto ai tanti proclami che dà l'amministrazione e all'immagine di sé che viene propinata fuori da Napoli per il resto d'Italia, dove si va a dire che noi siamo i migliori di tutti e possiamo insegnare qualunque cosa. Forse lo possono fare i cittadini napoletani, insegnare a tutto il resto d'Italia come si sta bene e come si può campare, ma certamente questa amministrazione, e lo vedremo dopo anche nel bilancio di assestamento o nelle altre delibere, non può andare a fare lezioni ad alcuno in tutta Italia. Grazie.